Uno dei più grandi eroi della storia, parte 1. Durante la guerra in Vietnam, un plotone di soldati americani era stato comandato di distruggere un villaggio che era stato catturato dai Viet Cong. Quando arrivarono, anziché gli aggressori, trovarono degli abitanti disarmati, per la maggior parte donne, bambini e anziani. Rimanendo però fedeli all'ordine inizialmente dato, cominciarono a distruggere tutto e ad ammazzare innocenti civili. Dopo che centinaia di civili avevano già perso la vita, arrivò il maggiore Hugh Thompson con il suo elicottero per controllare che cosa stesse succedendo. Una volta realizzato che i soldati americani si stavano macchiando di un brutale crimine, atterrò tra i soldati americani e il popolo vietnamita, minacciando le truppe che avrebbero aperto il fuoco se non si fossero fermati immediatamente. Fortunatamente questo fermò il massacro. Il maggiore Hugh Thompson in quella situazione fu etichettato come traditore della patria americana. Tutto questo fino al 1998, ovvero decenni e decenni dopo, fino a quando l'esercito americano ha riconosciuto che quel giorno lui fece esattamente la cosa giusta.